Stiamo lavorando unitamente ai prefetti che come da disposizioni ultime coordinano i tavoli e con gli istituti scolastici. Quindi ci vediamo ormai con cadenza quasi giornaliera fra tutte quante le province. Noi cerchiamo chiaramente di fare il nostro come supporto, il nostro lavoro come supporto ai tavoli prefettizi che stanno, come dire, hanno preso in mano la situazione in termini egregi, siamo confidenti su un buon risultato complessivo e inoltre organizziamo il lavoro per quanto di nostra competenza. Le cose che tu hai messo in campo, le forze che tu hai messo in campo sono nell'ordine: un potenziamento nel parco mezzi interno, quindi sono stati acquistati, come abbiamo ampiamente comunicato alla stampa e mezzi di informazione, nuovi autobus, alcuni sono arrivati, altri arriveranno proprio in occasione del riavvio dell'anno scolastico. È aumentata l'efficienza interna dei mezzi, quindi abbiamo fatto uno sforzo per colmare i debiti manutentivi e per effettuare manutenzione ordinaria. Va in questa direzione anche il concorso di meccanici che si sta svolgendo per fare in modo di avere, per garantire un maggior apporto interno anche sul parco rotabile. E si stanno allargando le graduatorie con nuove prove di selezione per avere bus privati aggiuntivi, modalità NCC, quindi noleggio con conducente ex Gran Turismo, che in qualche modo possano affiancare il trasporto pubblico locale di Tua per svolgere i servizi aggiuntivi. Quindi noi utilizziamo un combinato disposto di queste misure che si andrà a implementare a partire dal 7 gennaio con la nuova organizzazione dei turni scolastici e degli orari, che invece è frutto del tavolo di lavoro di cui prima, il tavolo di lavoro con i prefetti. Chiaramente è una priorità di Tua e di tutto quanto il sistema, e poiché con i limiti del 50% ciò sarà ancora più difficile. Però le misure che si sta ipotizzando di adottare su taluni territori, ma prevalentemente diciamo come misura ordinaria di differenziazione degli orari, unitamente all'aumento della dotazione di mezzi sia interni di Tua sia privati, quindi ex noleggiatori, all'interno del quadro che vede gli studenti pari al 75% in attività, dovrebbe garantire il raggiungimento degli obiettivi e dovrebbe farsi esserci confidenti sul fatto che l'obiettivo si raggiunga. Dopodiché chiaramente noi faremo tutto quanto quello che va fatto per partire il 7 gennaio con un'organizzazione che in teoria dovrebbe garantire il risultato. Va da sé comunque che verranno effettuati aggiustamenti in corso d'opera con ulteriori potenziamenti qualora ci si rendesse conto che la sicurezza potrebbe essere maggiormente garantita con corse ulteriori ancora rispetto a quelle ipotizzate. Però stiamo facendo tutto quanto il possibile per partire bene.